Sì, squadra negli spogliatoi, intervallo lungo di Montepaschi Siena, Unica Malaga. Siena avanti di 6 punti, 52 a 46, dunque attacco molto positivo per la formazione di Simone Pianigiani, che però deve rivedere in questo quarto d'ora di intervallo qualcosa in difesa, perché ha concesso troppo soprattutto ai lunghi avversari. 52 a 46 per Siena su Malaga, l'intervallo lungo a te. Molto molto bene per la Montepaschi Siena, che ha raggiunto il massimo vantaggio, 59 a 46 più 13 sull'Unica Malaga, 7 minuti e 20 secondi al termine del terzo quarto. Dicevamo che Pianigiani probabilmente avrebbe parlato ai suoi correggendo qualcosa in difesa. Evidentemente le parole del tecnico della Montepaschi nonché della nazionale italiana sono state ascoltate dai suoi giocatori, perché Malaga butta un altro pallone in attacco proprio in questo momento, ancora deve segnare un punto poco fa, delizioso Bomme Caleb, davvero un canestro straordinario in campo aperto, ha aspettato l'arrivo di Garbaosa, ha segnato subendo anche il fallo, una giocata davvero strepitosa di McCaleb, che è arrivato già a quota 14 punti. Seguiamo questo attacco di Siena prima di tornare da Filippo Corsini allo studio centrale. Pallone di Storruk per Mosso, lo scarico per Anders, è tutto molto bello, tutto molto bello, basket spettacolo da parte della Montepaschi, l'appoggio di Andersen ed è più 15, 61 a 46, parziale aperto di 9 a 0 in questo terzo quarto per la Montepaschi. 6 minuti e 35 secondi al termine del terzo quarto, a te Filippo Corsini. 8 minuti e 10 secondi al termine della partita e la Montepaschi ha un po' rovinato in parte nella seconda metà del terzo quarto quanto di buono ha fatto nella prima metà, nei primi 5 minuti nei quali ha giocato un basket stellare. Lavrinovic come una manna dal cielo, questa tripla che porta Siena sul più 8, perché Malaga si era riavvicinata minacciosamente sul meno 5, sul 67 a 62, ora tripla del più 8, 70 a 62, con Siena che è stata avanti anche di 17 punti sul 63 a 46, ma poi ha preso un parziale di 9 a 0 e poi di 14 a 2 in totale, che ha riportato pienamente in partita gli spagnoli. 7 minuti e mezzo al termine, una tripla di Rakovic sul ferro, l'imbalzo offensivo e canestro di Lavrinovic, c'è il fallo da parte di Darden, tiro libero supplementare, è il momento lituano di Krzysztof Lavrinovic. 7 minuti 28 secondi al termine della partita, più 10, torna in doppia cifra il vantaggio di Siena, 72 a 62 su Malaga, a te Corsini. Torniamo ancora a Siena per l'Eurolega di basket da Massimo Barchesi, credo sia finita la partita, Massimo. Sì Filippo, e ci sono davvero delle ottime notizie qui dalla pala estra, perché la Montepaschi Siena ha battuto l'Unica Malaga 84 a 69, dunque un'altra nettissima vittoria contro una squadra spagnola. Come saprete, il girone della Montepaschi vede tre spagnole, ovvero Bilbao, Malaga e Real Madrid. Questo significa che non c'è ancora l'aritmetica certezza della qualificazione ai playoff, ma c'è uno 0,1% che separa Siena da questo, perché nell'altra partita del girone il Real Madrid sta prendendo una bella imbarcata sul campo del Bilbao e dunque con ormai la quasi certa vittoria dei baschi sul quotato Real Madrid, Siena resta a punteggio pieno a quota 8 punti. Poi Bilbao sta per raggiungere il Real a quota 4, mancano due partite al termine della top 16 per vedere Siena fuori dall'Europa. Deve succedere l'imponderabile, ovvero sconfitta di più di 14 punti contro il Bilbao e sconfitta con più di 19 punti contro il Real Madrid, quindi come avrete potuto notare davvero manca pochissimo alla qualificazione della Montepaschi Siena ai playoff, ovvero ai quarti di finale dell'Eurolega. Un'altra prova convincente quella di questa sera, c'è stato solo un piccolo passaggio a vuoto nella seconda metà del terzo quarto, quando Siena aveva raggiunto il più 17, Malaga è rientrata in partita con un break di 9 a 0, si era riportata anche a meno 5, ma a quel punto è entrato in scena Krzysztof Lavrinovic, 6 a 0 il parziale firmato tutto dal lituano, che ha riportato Siena oltre la doppia cifra di vantaggio e poi ciliegina sulla torta la schiacciata di Bo McCaleb, il punto esclamativo a questa partita. McCaleb che quando parte nell'uno contro uno con il primo passo in velocità batte nettamente il suo avversario, addirittura andato a schiacciare praticamente venuto giù tutto il palaestra a sancire una strepitosa prova del play di New Orleans. 18 punti per lui con 8 su 14 al tiro, 4 rimbalzi, 2 assist, poi in doppia cifra anche Lavrinovic, 13 punti
punti, Rakočević, Moss 11 e David Andersen con 10 punti. Dall'altra parte si è distinto Zoric che ha realizzato 14 punti e anche Gerald Fitch, l'ex play di Cantù, che ha messo a segno 15 punti. Dunque il finale dal palaestra, Montepaschi Siena batte Unicaja Malaga 84 a 69. A te Filippo Corsini.